progetto ha come obiettivo la prevenzione sanitaria sul territorio e quello di calcare, ricalcare il valore, il punto, appunto l'importanza della famiglia sul territorio cittadino. Questo progetto, che è un progetto sperimentale, si pone anche come obiettivo quello di definire Cava dei Tirreni come una vera e propria cittadella della prevenzione. Tanto è vero che verranno allestiti in maniera itinerante lungo la città di Cava dei Tirreni, nelle frazioni, delle vere e proprie cittadelle dove dei professionisti, medici, associazioni di volontariato, onlus, metteranno a disposizione la propria professionalità facendo appunto delle visite mediche totalmente gratuite. Questo è anche importantissimo per cercare di diminuire la diseguaglianza che purtroppo anche per aspetti economici confluisce spesso nella diversità sanitaria appunto per mancanza di risorse. Altro aspetto importante di questo progetto è la famiglia, che noi come amministrazione vogliamo marcare in maniera importante, dare l'importanza che merita, in quanto per noi rappresenta appunto il ponte che va dall'individuo ancora in fascia, ancora bambino, fino a confluire nella società. È un progetto appunto, ripeto, sperimentale, che speriamo ovviamente avrà un successo notevole e potremo farlo ripetere in maniera cadenzale ogni anno su tutto il territorio e magari, perché no, allargarci anche nel territorio provinciale. Allora, il progetto benessere, quindi salute soprattutto nel territorio di Cava dei Tirreni, ma puntiamo poi eventualmente ad estenderlo ad altri partner che ne volessero beneficiare, indica proprio l'interessamento da parte dell'amministrazione, che ha dimostrato dal primo momento una elevata sensibilità nel tema del sociale, di una propensione verso il bisogno di educare sin dai primi giorni di vita tutti coloro i quali di fatto vengono alla luce. Educarli come? Educarli soprattutto alimentarmente. Noi sappiamo bene che molte patologie, quindi quelle ancora più gravi, resistenti anche ai comuni regimi terapeutici, quindi malattie di interesse metabolico, hanno bisogno di un corretto lifestyle, cioè di un corretto stile di vita, e quindi il progetto che è stato ideato dal consigliere Luca Narbone, a cui va il mio personale ringraziamento, e immediatamente condiviso dal sindaco, ha avuto proprio ragione di essere e di avere tutta la sua, diciamo, la sua esplosione nella pedagogia, nella educazione, quindi a livello genitoriale, affinché possano i genitori medesimi possano educare i propri figli ad un corretto stile di vita. Sì, perché ricordiamo anche che il benessere della persona appunto parte da questa formazione. In concreto, che cosa è previsto, insomma, da questo, i primi passi di questo progetto? Sono previsti incontri nelle varie frazioni del comune di Cava dei Tirreni con gazebo itineranti presso cui sarà possibile sottoporsi a vari esami diagnostici. L'evento conclusivo sarà celebrato in Piazza Abbro e l'evento conclusivo riguarderà proprio una tematica, appunto, che è quella dell'educazione al corretto stile di vita e quindi con riflessi importantissimi sullo stile alimentare. Si terrà il 12 maggio, il 15 maggio ricordo che è la giornata internazionale della famiglia, e quindi abbiamo anticipato per dare la possibilità ai relatori di partecipare all'incontro presso la struttura Marte Mediateca, e si affronteranno proprio tutte le tematiche anche con esponenti di rilievo della Regione Campania. Questo è un altro tassello che, sposato anche dall'amministrazione Servalli, che mette al centro appunto il cittadino. Cittadino è in un ambito, come dire, un po' più ampio. Il cittadino è il soggetto a cui, non l'oggetto, ma è proprio il soggetto del progetto, e in maniera più ampia riguarda tutto il sociale. L'amministrazione è molto molto sensibile ai temi del sociale, per cui questo è uno, ritengo che sarà, a dire il vero, il primo tassello che costruirà proprio un edificio su cui poggiare effettivamente le politiche del sociale.
Allora, buongiorno, sono il presidente dell'Osservatorio Cittadino sulla condizione delle persone con disabilità. Siamo stati coinvolti dal primo momento nel progetto per la promozione della prevenzione e della cura del benessere delle persone che vedrà coinvolta tutta la nostra città nelle varie frazioni nel centro storico. E perché la presenza dell'osservatorio? Per poter offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che spesso sono completamente emarginate da quella che è la realtà di una vita normale o apparentemente normale, sono completamente escluse. Noi vogliamo offrire la possibilità di confrontarsi con i nostri progetti, che sono progetti di attenzione, che sono progetti di accompagnamento, che sono progetti di informazione e di intervento su quelle che sono le problematiche più importanti per il mondo della disabilità oggi. Partendo dalla considerazione che oggi la disabilità non è solo quella storica della disabilità prenatale, perinatale o postnatale, ma anche con l'allungamento della vita media è diventata la disabilità dell'adulto, l'adulto che ha avuto l'infarto, l'adulto che ha insufficienza respiratoria, l'adulto che ha avuto l'amputazione per problemi di complicanze diabetiche, sono persone disabili a tutto tondo. A noi, a queste persone, cerchiamo di affiancarci, cerchiamo di offrire quel sostegno per i problemi, per esempio, della circolazione, per il problema delle barriere architettoniche, per il problema dell'inserimento scolastico, dell'inserimento lavorativo, del dopo di noi. E allora questo progetto, che ci consente di girare le piazze delle nostre frazioni e del centro e quindi di informare al nostro punto di riferimento, al nostro stand di riferimento, di informare le persone con disabilità e le loro famiglie di queste possibilità, è un progetto importantissimo che onora il comune di Cava e che rende merito pieno a chi lo ha pensato e organizzato. Questa breve comunicazione a nome del distretto, del direttore del distretto Francesco Perrotta, a nome del direttore generale Antonio Giordano, abbiamo accolto la partecipazione a questa progettualità con molto entusiasmo e ci è sembrata una progettazione molto promettente, perché ci consentiva di ribadire ulteriormente il ruolo dei servizi sociosanitari sul territorio, la loro valenza, di dare indicazioni anche sugli stili di vita. Diciamo, principalmente parliamo di comportamenti e stili di vita che impediscono malattie cronico-degenerative come il diabete, intervenendo dall'età pediatrica fino all'età geriatrica su queste problematiche per la prevenzione e per evitare i danni secondari. Siamo stati entusiasti perché potevamo in queste giornate anche pubblicizzare l'attività dei servizi territoriali, i servizi per le dipendenze patologiche, il consultorio familiare, per sostenere e potenziare ulteriormente le attività di screening tumorali. Quindi ci è sembrata un'iniziativa particolarmente utile per la popolazione e di pubblicizzazione e di promozione dei servizi territoriali sociosanitari.